A Forio si tinge di giallo la spinosa vicenda dei rifiuti che da decenni provoca enormi polemiche per il travaso che avviene per strada a causa della mancanza di un'area idonea. Infatti in serata un autocompattatore della società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani parcheggiato sul parcheggio delle Pietre Rosse nella baia di Citara è andato a fuoco. Le fiamme in pochi minuti hanno completamente avvolto il mezzo carbonizzandolo inesorabilmente. Oltre ai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, sul posto si sono portati gli uomini delle forze dell'ordine che ora indagano per capire cosa sia successo. Chi in quei momenti si è trovato sul posto ha dovuto fare i conti con la puzza acre del fumo che fuoriusciva dal grosso camion e con i miasmi che provenivano dai compattatori della Nettezza Urbana parcheggiati lungo via Giovanni Mazzella. Trovandoci nella zona alberghiera per antonomasia di Forio sono stati tantissimi turisti che increduli, durante la passeggiata serale sullo straordinario lungomare hanno assistito all'incendio. Sconcerto tra i cittadini foriani presenti, anche perché tra le ipotesi dell'incendio c'è anche quella del dolo. L'incendio alle Pietre Rosse è avvenuto nel mentre era in corso il Consiglio Comunale di Forio. E così, nel mentre si discuteva di questioni legate al bilancio, Domenico Savio, preoccupato per le notizie che rimbalzavano su internet, ha chiesto la parola per chiedere al sindaco del Deo di relazionare su quanto stesse accadendo. Se ha qualche novità su questo inquietante episodio che è avvenuto alle Pietre Rosse, cioè l'incendio di un compattatore della Ecoeco. Su internet una testata locale già parla di eventuali dolo, che le forze dell'ordine avrebbero anche aperto un fascicolo, dunque sono in corso le indagini. Abbiamo già avuto in precedenza due barche affondate nel porto di Forio, no? Un altro episodio inquietante. Adesso ci troviamo dinanzi a questo incendio delle Pietre Rosse. Io penso che l'amministrazione comunale e il consiglio comunale debbano capire perché questi episodi avvengono sul nostro territorio e se possono avere anche un legame con l'affidamento di questi servizi alla Ecoeco e alla società che gestisce il porto. Sono problemi che devono interessarci per capire sino a che punto, diciamo, è possibile che si verifichino questi atti di violenza sul territorio foriano. Sull'episodio, dopo Domenico Savio, è intervenuto anche il sindaco Francesco Del Deo. Adesso praticamente hanno spento l'incendio, i carabinieri sono sul posto e stanno facendo le indagini, penso che domani sapremo qualcosa in più. E naturalmente, se dovesse essere di carattere doloso, la cosa è preoccupante.